Buonasera, siamo psicoterapeute cognitivo-comportamentali del Centro Clinico di Studi Cognitivi di Firenze. Stiamo facendo questi incontri un po' anche perché è venuto a mancare l'accompagnamento alla gravidanza in tutto il periodo del Covid, quarantena, eccetera. Oggi ci riallacciamo al discorso della volta scorsa sull'entrata e risonanza emotiva con i neonati per fare un po' la prima parte dove si struttura l'albore della relazione, ma anche della struttura cognitivo-affettiva, diciamo noi, della struttura di personalità. Per parlarci chiaro. Ora, non è che poi tutto sia irreparabile, nel senso che la struttura di personalità è flessibile, si modifica in tutto l'arco di vita, per fortuna, se no chissà dov'ero, però è chiaro che i primi anni sono vagamente rilevanti e quindi nel paesaggio epigenetico che vedevamo l'altra volta di Weddington con la pallina in cima che scende, nei primi anni, diciamo, si può rendere la discesa un po' meno complessa, un po' più semplice e i nostri bambini un pochino più schillati, diciamo, dal punto di vista relazionale e anche nei confronti di se stessi. Ci rivediamo dopo, condivido lo schermo con le slide se riesco, il che non è sempre banale. Ah no, anche perché dovevo guardare questo giusto. Ok, eccoci qua. Esatto, ci si vede anche qui. Apro anche però la chat, perché se ci scrivono non vediamo. Ok. Allora, l'altra volta avevamo un po' parlato dello stile di attaccamento, no? Che è comunque un legame che si stabilisce fra il neonato e le figure di riferimento. Ed è fatto, come dicevamo l'altra volta, da tutta una serie di comportamenti, tutta una serie di scambi emotivi e comportamentali, di vicinanza fisica, di percezione protettiva fra il neonato e i genitori, e si sviluppa già durante la gravidanza e quindi con il formarsi di un legame mentale da parte dei genitori con il bambino e poi già influisce nelle relazioni e poi, come dicevamo, attraverso la sintonizzazione emotiva e le facce. Dicevamo è che era molto importante fare le facce, nel senso di esprimere le emozioni, rimandare al neonato l'emozione che lui esprime, il sorriso, ma voi noterete che se un neonato piange e voi i vostri connotati muscolari, insomma, del volto fanno la faccia della tristezza, il bambino si calma. Perché in quel momento entrata in risonanza emotiva con lui è come se la necessità del pianto venisse meno, perché effettivamente si sente compreso. No. Rispetto a questo c'è un filmatino molto famoso, ora se ci sono delle colleghe in ascolto lo conosco a memoria, però insomma poi è fatto per le mamme in gravidanza, un filmatino molto famoso che è questo della Still Face, magari adesso lo vediamo e se ne parliamo dopo, e ne parliamo dopo. Ah, dobbiamo mettere in presentazione, arriva, spero che arrivi. Spero che arrivi e che si condivida. Se non lo vedete, per favore segnalate. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 34 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In this still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age.
And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother. Lo fermo e ve lo metto in un altro modo, sperando di poter condividere lo schermo. Allora, un attimo, anche da qui, se io decido di stop share, scusate, però, e questo, giusto, proviamo, allora lo rimando indietro, ditemi adesso se si vede, penso di sì. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 34 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In this still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. Okay. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. It's a little like... Ok, poi adesso c'è una spiegazione di Tronic che è interessante ovviamente, però va bene? Ma quello che ci interessa più di tutti è la procedura comportamentale che potete avere ed emotiva che potete aver notato in questo bambino, nel senso che finché la mamma è davanti a lui ed è mimica, l'interazione procede normalmente. Non so se avete voglia, insomma, le vostre che impressioni avete avuto da questo video, che vi è sembrato? Chi se la sente di parlare magari può alzare la mano e gli esatto, diamo voce al microfono. Possiamo dare voce anche al microfono, se volete scrivere come volete voi, e non lo do subito, non lo diamo subito a tutti perché poi c'è il rumore di sottofondo, però se qualcuno se la sente di parlarne, di commentare, volentierissimo. Non vedo la mano alzata, per cui forse non c'è. Qualcuno vuole scrivere in chat? Anche no, non è obbligatorio, ci mancherebbe. Ok. C'è un po' questa dinamica conversazionale di Adica, se poi qualcuno vuole alzare la mano l'alzi, fra i due, e a un certo punto la mamma diventa completamente amica.
E lì il bambino cerca di attirare all'inizio, è stupito, qualcosa non va perché la mamma non risponde, non è così responsiva come sicuramente la collega lo è stato fino al minuto prima, no? La mamma non è così responsiva, per cui è, come dire, sorpreso in senso negativo, spaesato, eccetera. E poi però cerca di conversare con la mamma. Quando la mamma non risponde, se lo riguardate, si chiama Still Face Tronic, lo trovate su YouTube, vedete proprio il volto della paura, cioè è spaventato, no? Esatto, no? Vedete proprio il terrore, è spaventato e poi si disorganizza proprio nella procedura comportamentale e vedete che è girato da un'altra parte, non riesce neanche a guardarla più, a tenere il contatto oculare col volto della mamma che è totalmente inespressivo. E questo secondo me è importante da una serie di punti di vista, e pensate a una mamma che soffre di depressione in postpartum, per cui, come dire, l'espressione non, il volto non espressivo è abbastanza di default, per cui per questo è anche importante riconoscere i segnali, perché non è niente di irreparabile, è una cosa che succede con una certa frequenza, e riconoscere i segnali ed attivarsi risulta poi importante, perché in questa, adesso loro eticamente giustamente si fermano, però in questa procedura comportamentale c'è appunto la paura, la tristezza, la disperazione fino al distacco emotivo poi. Per cui alla fine della procedura emotiva il bambino non ci prova più, non ci prova più, no? Non ci prova più e diventa un tipo di bambino che in qualche modo fa da sé. Poi no? Che sono questi bambini e fra l'altro sono proprio quelli che non si dice quanto è bravo, quanto è bravo, quanto è bravo. Dove lo metti sta? Dove lo metti sta? Non richiestivi, si calmano da soli, non esprimono le emozioni, poi però diventano di quei bambini che non esprimono le emozioni. Spero che si vedano le slide in questo momento, me lo potete dire, altrimenti le condivido in una modalità diversa. Grazie, okay, perfetto. Grazie. E questa è una frase di Bowlby ed è il motivo per cui siamo qui, nel senso che occupandosi dei genitori molto spesso si possono evitare un sacco di problematiche anche sul funzionamento personale e interpersonale dei bambini e insomma, ora io noi non ci occupiamo di infanzia e adolescenza, però come dire, portare bambini a 4 anni in terapia, forse attraverso il genitore si può fare qualcosa, no? Forse si può far così. Questa è una frase sempre di Bowlby, il padre fondatore della teoria dell'attaccamento di cui stiamo parlando e eccetera, che è appunto la caratteristica più importante poi del genitore, è riuscire ad essere per il bambino e per l'adolescente, ma anche per il giovane adulto, una base sicura, in modo che appunto lui si senta sicuro per andare ad esplorare il mondo, sapendo che in caso di fallimento, che in caso di problemi, che in caso di stato di bisogno, lì c'è un posto sicuro per lui in cui si provvederà ai bisogni fondamentali. E come abbiamo visto l'altra volta, a differenza del gabbiano, i nostri cuccioli, fra i bisogni fondamentali, anzi il numero uno, è proprio quello dell'accudimento, dell'affetto, della cura, del conforto, della rassicurazione, dell'essere caldi, pelusciosi, sì, come il prototipo di mamma macaco. Per cui questo è un po' l'obiettivo di noi genitori, di quando diventiamo genitori, è un po' l'obiettivo di tutti, quello di riuscire a costituire poi una base sicura per i nostri figli dalla quale si possano allontanare serenamente, che è la prima cosa, e nella quale sappiano di poter serenamente poi tornare.
per cui la funzione esplorativa risulta fondamentale poi per mettere in atto, per essere degli adulti sereni. Per funzione esplorativa intendo ovviamente andare all'università all'estero, ma anche ai giardini, per cui, esatto, e giocare serenamente, no? Sì. Con mia mamma era difficile, perché è sta attenta lì tu caschi, sta attenta lì tu caschi, di là non andare ci sono delle persone, dei malintenzionati, attenta lì che c'è un pericolo, per cui probabilmente mi sono costruita l'idea che il mondo fosse un posto non troppo sicuro, esatto, abbastanza pericoloso. Poi dopo, quando cascavo davvero, lei mi diceva che l'avevo detto, mi confermava la credenza. Sì, vado un po' io. Sì. Allora, giusto per riprendere un po' il concetto proprio di attaccamento, no? L'altra volta ci siamo molto focalizzati sull'attaccamento prenatale, quindi eravamo più centrati su quello che è l'atteggiamento, cioè il legame appunto di atteggiamento che il genitore, no, comincia a instaurare con il feto, quindi durante la gravidanza. Avevamo visto come però questo legame in realtà poi evolve, no? E continua ovviamente a svilupparsi, evolversi, fino appunto a strutturarsi appunto in un legame di attaccamento. Che cosa intendiamo nello specifico con questo termine? L'attaccamento, che viene definito proprio dal pioniere in realtà degli studi sull'attaccamento, che è Bowlby, in realtà è un comportamento, una propensione innata attraverso cui noi cerchiamo, tutti noi ovviamente, ricerchiamo la vicinanza protettiva a un conspecifico tutte le volte in cui ci troviamo in situazioni di vulnerabilità emotiva o fisica, certo. Ok? Quindi quando siamo appunto vulnerabili a dei pericoli che possono esserci nel nostro ambiente, quando siamo particolarmente tristi, quando ci sentiamo soli, quando siamo impauriti, quando sentiamo ad esempio un bisogno importante per la nostra sopravvivenza, non riusciamo a soddisfarlo, esatto. Sentiamo che appunto non riusciamo in discussione la possibilità di appunto di soddisfarlo. Quindi in tutti questi casi si attiva questo, come dire, questo sistema a base innata, esatto, siamo geneticamente programmati a far questo, che ci tutela proprio appunto adattivamente, come vedremo, proprio nel ricercare la vicinanza protettiva. È vero che, come dire, l'attaccamento, questa propensione si riscontra in modo particolarmente evidente nel bambino e nella prima infanzia, no? Veniamo al mondo, siamo delle scimmiette nude e quindi abbiamo anche bisogno per il nostro sostentamento della vicinanza protettiva, ma in età adulta si mantiene, no? Come dice Bowlby, anzi ci caratterizza proprio anche nelle modalità in cui noi poi, come dire, reagiremo alle emozioni che dell'attaccamento ci comporta, e quindi ce lo portiamo dietro, sì, proprio dalla culla alla tomba, esatto. In senso letterale. Ecco, quando è che si attiva l'attaccamento, lo abbiamo capito, quando è che si disattiva, no? Accanto all'attaccamento vi è poi un sistema motivazionale complementare, che è quello dell'accudimento, ok? Quindi l'attivazione dell'attaccamento nell'uno dovrebbe in modo complementare poi portare nell'altro al sentire, no, questa propensione invece a fornire cure, esatto. Ok? E come dire, ci sono poi anche tutta una serie di sequenze emozionali, come diceva prima Stefania, a proposito, no, dell'importanza del valore comunicativo che invece le emozioni hanno, che ci segnalano quando probabilmente questo sistema ha raggiunto la propria meta, cioè ottenere la vicinanza protettiva dell'altro, e quando invece sentiamo di in qualche modo allontanarci. Esatto. Ci stiamo allontanando. Come prima dicevamo, se il bambino piange, voi e noi gli facciamo vedere la faccia della tristezza e quindi si sente compreso, in quel momento si disattiva, perché il bisogno che lo ha spinto a piangere, cioè a tirare la nostra attenzione per essere compreso, in quel momento viene soddisfatto. Il bambino di prima invece, non vedendo soddisfatto il proprio bisogno di avere una relazione di scambio con la mamma, stava mettendo in atto l'escalation, esatto, no? della sequenza da una sorta di paura. Che rabbia, poi protesta, poi va nella tristezza fino alla disperazione, e poi c'è il distacco emozionale. Esatto.
Quindi questa sequenza emozionale ci fa capire, no, che probabilmente il bambino, contrariamente a quanto si ritiene, no, per cui si pensa che si calma da solo, forse in realtà è andato più in una sorta di quando si calma da solo è rassegnato al fatto che non riceverò probabilmente cura, o comunque il mio bisogno in quel momento di protezione, cura e conforto non sarà, come dire, soddisfatto. Sì. Questo sì, insomma, un po' la triste illusione che abbiamo. E anche quando uno scorazza i giardini non è che è tanto bravo, ha il sistema esplorativo non molto, un po' limitato. non molto libero. Okay. Sì. Quindi dicevamo appunto, no, gli esperimenti che abbiamo visto l'altra volta proprio rispetto a, appunto, al comportamento del macaco, no? Quello che avevi descritto sull'esperimento sì, di Apple, sì, in realtà, per cui appunto il cucciolo l'abbiamo visto come tra il surrogato materno morbido, caloroso e, come dice Stefania, peluscioso, e quello che aveva, come dire, un dispenser di cibo, in realtà era preferito sempre comunque quello peluscioso, morbido e caloroso, ci dice che cosa? In realtà nella relazione madre-bambino il primo bisogno, no, da soddisfare non è tanto un bisogno di nutrimento, ma soprattutto, no, di cura, di vicinanza affettiva. Questo ci dice in realtà, no, come poi questo meccanismo di attaccamento, il meccanismo, il comportamento di attaccamento sia effettivamente un sistema innato e primario che ha la funzione adattativa sostanzialmente di garantire la sopravvivenza e la sicurezza del bambino, motivo per cui evoluzionisticamente, no, si è mantenuto. È chiaro che è vero che la relazione tra madre e bambino è geneticamente codificata, ma è anche vero che però l'esperienza, e quindi nello specifico il modo in cui anche la madre risponderà a questo bisogno del bambino andrà poi a modulare lo stile di attaccamento, il pattern di attaccamento che si strutturerà proprio nel bambino. E la modalità di risposta della madre alle richieste di cura del bambino si va effettivamente proprio a plasmare in delle strategie che il bambino ovviamente non con una conoscenza consapevole, certo, no, ma in modo implicito va effettivamente a elaborare al fine di ottenere la vicinanza positiva della madre. Quindi a fronte della sua risposta il bambino si modula per appunto, come dire, strutturare quelle strategie, esatto, che gli assicurano la meta, il raggiungimento, esatto, della meta. Un po' praticamente, se io sono uno che, se io so che finché non mi butto in terra e non mi rotolo, la mamma non mi vede, cioè imparo che per ottenere l'attenzione della mamma, sì, l'attenzione della mamma, io devo fare questo. Se la mia mamma si attiva di fronte a un mio bisogno solo quando io non mi sento bene, spesso mi farà male il pancino. So. Sì, queste sono effettivamente quelle strategie, no, che già io partire dal primo anno e mezzo, il bambino comincia effettivamente a elaborare. Certo. Se so, avevamo fatto della mamma depressa, se so che la mamma fa fatica ad alzarsi dal letto, ora non a un anno e mezzo, ma insomma anche sì, sono più io che gattono in quella direzione, mi tengo nella vicinanza del letto, in prossimità della mamma, piuttosto che essere più richiestivo, perché avverto e vedo percettivamente, però non cognitivamente, ma a livello percettivo, che non è responsiva rispetto ai miei bisogni. Ok, nella relazione madre-bambino ovviamente gli studi, no, in particolare condotti da Mary Ainsworth, di cui poi a breve vedremo proprio la procedura, sì, sperimentale che è stata utilizzata per individuare diversi stili di attaccamento, hanno individuato degli elementi fondamentali che appunto si ritrovano nelle relazioni madre-bambino.
Sicuramente quello che è stato osservato è che sia i comportamenti che le emozioni del bambino ovviamente vengono regolati dalle aspettative che il bambino stesso si forma, certo, già a partire dal primo anno di vita, certo, rispetto alla disponibilità della mamma come figura protettiva. Quindi so che posso aspettarmi, no, che la mamma, sì, sarà più o meno disponibile. Esatto. So che se piango appena appena la mia mamma arriva, oppure so che finché non mi sgolo, urlo tutta la notte, forse ottengo, esatto, okay, che una, quindi sono ovviamente ripetute esperienze, no, certo, che vanno poi a formare questo tipo di aspettative. La danza di cui si parlava l'altra volta, un po' una danza interpersonale, sì, fra le due figure, e nella ricorrenza si creano delle aspettative, delle memorie implicite. Esatto, esatto. Okay. Un altro aspetto fondamentale è che la qualità della relazione di attaccamento dipende da due importanti elementi che caratterizzano questo, soprattutto la figura di, esatto, di attaccamento, esatto, cioè la sensibilità e la responsabilità della, della figura di attaccamento. Poi per sensibilità si intende prima di tutto la capacità di percepire, no, e di sapere anche interpretare con accuratezza il segnale, il messaggio che il bambino ci sta, esatto, mandando. Esatto. Non è sempre facile, no, specialmente nelle fasi iniziali. Però cui... un po' anche per questo l'altra volta avevamo presentato le emozioni di base, perché non è sempre facile discriminare il bambino che piange. Esatto, quando piange, piange. Però la rabbia rispetto alla tristezza ci informano di qualcosa, il bambino piange comunque, però quando piange di rabbia piuttosto che di tristezza, o comunque quando ha fame, le mamme un po', le mamme e babbi, insomma le figure di riferimento un po' lo distinguono, e un'informazione ce la dà. Infatti, no? Infatti, accanto ovviamente a questa sensibilità ci deve essere, no, poi anche come dire, una risposta che venga, come dire, fornita anche in modo piuttosto, come dire, ravvicinato rispetto, esatto, al temporalmente ravvicinato a quella che è la richiesta del bambino, cioè la mamma deve avere una certa prontezza, esatto, nel rispondere, esatto, al bisogno in questo senso. E queste due qualità, come vedremo, no, ovviamente avranno un peso importante poi, esatto, anche nella traiettoria dello stile di attaccamento che si andrà a sviluppare. L'ultimo aspetto è che è stato osservato sempre in questi studi come i comportamenti alla separazione e al ricongiungimento con la madre ci dicono qualcosa di molto importante rispetto ovviamente alle aspettative del bambino. Ed è a partire proprio dall'osservazione di questi comportamenti, sì, che sono stati identificati diversi stili di attaccamento con questo paradigma sperimentale, se si può, sì, andare avanti, che è la strength situation. E credo che sia bellino anche perché effettivamente poi sono quattro, ma ci comprendono tutti, sì, ci, e quindi nel senso ci sarà lo stile di attaccamento che speriamo, che le mamme in attesa, i babbi sperano di avere in futuro con i loro, rispetto ai loro figli, ma ciascuno di noi è dentro uno di questi quattro in questo momento rispetto alle proprie figure genitoriali, alle proprie figure di riferimento. Per cui è anche un po' la caccia dove sono. Addosso. Ok. Allora, brevemente la situazione, no, che descriviamo brevemente, poi anche qui cercheremo di condividere il video. Sì, certo. Ci piacerebbe farvi vedere. Comunque, sì, la situazione sperimentale, ovviamente, era, coinvolgeva bambini che avevano un'età compresa tra i 18 e i 24 mesi, e diciamo in modo un po' crudele aveva l'obiettivo di suscitare una condizione di stress emotivo nel bambino per andarne a osservare i momenti, i suoi comportamenti sia in presenza della mamma, al momento della separazione della mamma, poi entra un estraneo, entrava un estraneo, e poi al momento del ricongiungimento con la madre. Ora vedremo qua tutte le fasi, sì, 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 lo vediamo nello che si seguono. E in particolare ci si focalizzava su come e se il bambino andava a ricercare poi la vicinanza della mamma, come reagisce quando la mamma se ne va, quando, diciamo, la mamma se ne va, sì, e poi quando rientra, infatti.
la, come dire, la presenza o meno, no? di un'esplorazione dell'ambiente da parte di un bambino, che ci dà un indice poi di quanto la figura di attaccamento rappresenti poi per il bambino una base sicura. Certo. E poi appunto l'eventuale presenza di pianti e proteste al momento della separazione dalla madre. Questa procedura si articolava in, sì, possiamo 3, vederla 4. Dopo, sono esatto. In totale 8 fasi, sì. Per cui appunto entrambi... Mi sembra più o meno tutte di 3 minuti, sì, se non sbaglio, sì, per sì, durava sui 20 minuti. Ora non vediamo tutto i 20 minuti, vediamo solo una frazione. Esatto. E in una prima fase appunto la mamma e il bambino venivano accompagnati dagli sperimentatori in una stanza dove c'erano dei giochi. La mamma e il bambino vengono poi lasciati da soli, soprattutto il bambino, cioè si chiede alla madre, no? Di uscire. In quel momento ancora però si lasciano un po' esplorare l'ambiente. E lì potrete vedere che alcuni bambini sono in un ambiente sconosciuto, alcuni incrociano lo sguardo della madre, la vedono tranquilla e da lì partono per esplorare l'ambiente. Altri hanno degli atteggiamenti diversi. Dopodiché entra l'estraneo, ok, che interagisce con la mamma e con il bambino, e in quel momento poi dopo la madre esce, il bambino e l'estraneo rimangono da soli. Quindi si ha una prima fase di ricongiungimento in cui la madre rientra nuovamente nella stanza, mentre sarà ora così sembra una procedura complicatissima. Sì, ma è molto probabilmente semplice, qua quando vedremo il video, le fasi risulteranno molto più immediate. Quindi sostanzialmente il bambino viene esposto durante l'intera procedura a due momenti di separazione e due momenti di ricongiungimento. Esatto. Quello che vi chiediamo veramente, proviamo a osservare, a guardare insieme questi filmati, è proprio di fare un po' attenzione alla fase di ricongiungimento, alla fase di separazione esatto. dalla mamma e, come dire, all'esplorazione ambientale del bambino. Cioè se gioca, se non gioca, se è tranquillo. Poi magari li commentiamo no? insieme. Okay. Allora, i stili di attaccamento sono 4, uno solo è sicuro, si chiama sicuro, tutti gli altri sono insicuri. Vabbè. Quindi partiamo dal meglio, diciamo, dal piattoforte, e adesso provo a farlo partire, a condividere lo schermo, vediamo se funziona, dovrei riuscirci, eccolo qua. Okay. But can the essential elements of home life be translated into a standard laboratory setting for controlled study? After conducting extensive observations of parents and children at home, a student of Bowlby's, Mary Ainsworth, devised such a procedure called the strange situation, which places the child under some stress. It has become the most widely used standardized way to assess the quality of a child's attachment to their caregiver. Here the researchers are recording how 14-month-old Lisa responds in this attractive but unfamiliar setting. How will she react to a stranger? What will happen when her mother leaves the room? And when she returns? It's Lisa's behavior when her mother returns, what psychologists call the reunion, that they are particularly interested in. Most importantly is to look for the type of balance that a child strikes between an attachment need and on the other hand to explore the play material. Once Lisa has settled down to play, a stranger enters the room and sits in the chair reading a magazine. After a couple of minutes, the stranger attempts to interact with Lisa. Soon after, Lisbeth gets a cue to leave the room. Mamma è Lisa non è contenta. Protesta. A stranger tries to comfort Lisa, but in vain. Lisbeth comes back into the room and the camera records how Lisa reacts.
si calma subito tra le braccia della mamma, no? Now the first part of the procedure is over, and Lisbeth settles Lisa down again. The stranger leaves them alone together. And soon after, Lisbeth goes too. Lisa is on her own. Her distress is plain to see. Poverina è sola. Arriva l'estraneo. Once again, the efforts of the stranger to console Lisa are to no avail. But Lisbeth manages to calm her almost at once, and shortly afterwards the observation ends. Lisa showed outward signs of what's called secure attachment. Okay. Questo è un bambino, aspettate, scusate, ok. Con un attaccamento sicuro. Lisa è una bambina con un attaccamento sicuro. Come si vede, corrisponde un po', con uno stile di attaccamento sicuro, corrisponde un po' a questa descrizione, no? La madre è sensibile, ora a parte l'esperimento per cui c'è la crudeltà di stare a uscire, però si vede che è una mamma responsiva rispetto alle richieste di Lisa, entra e le va subito incontro e è supportiva nei momenti di stress. Il bambino, se c'è la mamma, esplora l'ambiente, quando c'è l'estraneo Lisa si allontana meno, se ci fate caso, poi l'ha guardata per capire se la mamma era, come dire, per avere delle informazioni emotive rispetto al fatto che lì c'è un estraneo. Se la mamma è calma, tutto a posto, se vedo la mamma spaventata è un po' diverso, no? E quando la mamma rientra, Lisa le va incontro e anche se era disperata un secondo prima, si lascia calmare, si lascia consolare e ritorna alla propria attività esplorativa. C'è proprio una fiducia, no? Rispetto alla capacità di calmarsi, cioè la sicurezza sta un po' in quello. La sicurezza è questa. No? La sicurezza non è che nella vita non succedono le cose brutte o i bambini, le emozioni, abbiamo detto l'altra volta, se si sono evolute c'è una ragione, i nostri figli si devono essere tristi, devono poter essere tristi, arrabbiati, spaventati, correre qualche pericolo nei limiti del, no? E sfangarsela. Nella vita quello che è il discorso dell'attaccamento sicuro è sapere che lì ci posso contare, non tanto nella risoluzione del problema, ma quanto nella condivisione, nell'accoglimento, eccetera, no? Si parte con gli attaccamenti tipo insicuro. Esatto. Il primo è questo, che è un po' il bambino dei nostri sogni. Ok? Sì, proprio. Esatto. È bambino dei nostri sogni, perché è bambino dei nostri sogni, se non sapessimo tutta questa roba, diciamo, sarebbe il bambino dei nostri sogni. I bravi bambini. Questi sono i bravi bambini. Bambini che non chiedono dove li metti? Dove li metti, dove stanno? Bambini adultizzati. Un po', esatto. Proviamo prima a vedere. Vediamo, condivido. Qual è? Aspetta, sto condividendo. Non lo vedo. Ah, è questo, scusate. Ok, dovrebbe partire. Aspettate, si ritorna un attimo indietro perché questo è veloce, ok? Gioca con la mamma, che già è la mamma gioca e lei gioca, non è gioca con non giocano insieme. Esatto. Entra l'estraneo, non è che faccio tutta questa differenza. Si fida solo con l'estraneo. Esatto, anche più che con la mamma. Gesto proprio richiestivo.
controindicativo, questa è la borsa. E lei gioca. Ok, ora c'è la prima. La mamma esce e rimane da sola con l'estranea. E gioca. Non le fa nessuna differenza, cioè non si sta disperando, no. Non piange, non le fa nessuna differenza. Lei telefona. Poi adesso la mamma rientra, praticamente l'esperimento ovviamente è sempre lo stesso, i ripetitori li scambiano nello stesso modo. Ecco la mamma, anche qui non c'è un riunione, non le cambia niente, guarda le strane onde esce e continua a giocare. Da sola. Esattamente lo stesso. Esattamente la stessa cosa. Lei gioca, si guarda intorno, vediamo chi c'è adesso e gioca. Apparentemente tranquilla. È autonoma, no? Autonoma. Molto autonoma. Per il briciolino che è. Gioca, esplora l'ambiente. L'estraneo. Entra l'estraneo. Non la devi portare, anzi. Lei fa da sé. Non vuole essere confortata, abbracciata, gioca, interagisce. Torna la mamma. Ecco la mamma. Fa niente, continua a giocare. Non ha bisogno di essere confortata. Anzi, sembra più interessata all'estranea. Guarda l'estranea che esce. Anche perché non ha permesso a se stessa di essere spaventata o comunque stressata durante tutto il resto dell'esperimento. Adesso, se riesco, ritorniamo noi. Eccole. Per cui un tipo di comportamento completamente diverso, nel senso che perché se qualcuno scrive qualcosa, ma forse è qua, ok? Nel senso che madre e bambino già dall'inizio non giocano insieme, sono lì che giocano nella stessa stanza, ma quello non è giocare insieme, no? Come quando siamo in piazza Duomo e ci sono 200 persone, non è detto che noi siamo in compagnia, sì. Probabilmente esperiamo lo stesso un senso di solitudine, no? Sia in presenza che in assenza della madre che in presenza dell'estraneo, lei gioca. Continua a esplorare l'ambiente. Anche apparentemente abbastanza indifferente rispetto alla situazione di solitudine. E quando rientra la mamma in stanza, nessuna delle due va incontro all'altro. No? Non la ricerca, ma neanche si allontana. E è lì assorbita nei giochi. Teniamo conto che biologicamente entrambe in teoria sono geneticamente programmate, quindi la bambina quando entra la mamma ed è stata sola è geneticamente programmata per andarle incontro, per cui evidentemente avrà fatto una serie di ripetute esperienze di mancata entrata in risonanza emotiva e comprensione del proprio stato di bisogno, si è già rassegnata. L'aspettativa, a proposito di quello che dicevamo prima, che si è fermata e che probabilmente la mia richiesta di vicinanza, conforto, comunque di protezione, di vicinanza protettiva, non verrà probabilmente soddisfatta e soprattutto si acquisisce anche un po' la, come dire, un comportamento proprio di
non manifestazione dei propri stati emotivi, no? Cioè quello che succede, esatto, è che spesso nel primo anno di vita la madre comunque ha dato segnali o proprio appunto, come dire, di la madre assente, esatto, non li ha visti, o non li ha visti, o era assente fisicamente, no? Cioè a volte, certo, si può ovviamente, no, essere in qualche modo, come dire, non sempre presenti o comunque responsivi, proprio perché effettivamente pensiamo un po' anche allo stile di vita che esatto, le donne ad oggi si trovano un po' a dover gestire, no? Per cui si lavora al computer mentre il bambino è lì con noi, ma noi probabilmente in quel momento, esatto, lo siamo con lui, okay? Esatto. Quindi non è una negligenza data da una mancanza di bene o non necessariamente, certo, okay? Quindi è molto facile effettivamente oggi non essere responsive. Il problema ovviamente poi è che nelle ripetute esperienze, reiterate esperienze di questo tipo, no, vanno un pochino a creare un bambino, è una ricorrenza, infatti, è una ricorrenza che va a sedimentare un po' nel bambino l'aspettativa che forse è meglio non esprimere, okay? Perché se esprimo non sono visto, o in altri casi sono effettivamente rifiutato, invalidato, esatto, e quindi questo poi mi porterà effettivamente a questo tipo di... Esatto, anche invalidato o criticato, per cui si tende a dire non piangere, ma perché ti arrabbi, non ti devi arrabbiare, che è un po' una modalità, non è niente, banalizzare, minimizzare, comunque non si sentirà, sì, compreso, sentirà che quello stato emotivo è sbagliato e quindi si sentirà di non doverlo in futuro esprimere, sì, di nuovo. E volevo dire un'altra cosa, adesso è passata, e vabbè, verrà dopo. Ecco, sì, però è un po' il bambino dei nostri sogni, no? Cioè, sta lì, gioca, tranquilla, e sembra niente di che. In quell'interazione, esatto, sì, no? Esatto, in quell'interazione sembra niente di che. Ci sono delle domande su questo, delle impressioni, delle condivisioni? Che dite? Penso di no. Ok. Ok. Andiamo avanti. Ok. Sì. Secondo tipo di attaccamento insicuro, che è un po' più ansiosetto. Sì, sì, scusami, sì, secondo, siamo già là. Sì, insicuro. Insicuro, sì, sì, sì. Vediamo se riesco di nuovo a fare sta roba, perché screenshot, questo, ok, piano piano imparo. Perché non c'è molta fa. No, esatto. Ok. Sì. Dovrebbe aprire, lo alzo, però tanto quello che ci interessa è l'osservazione, questo si sente meno. Però... lui gioca effettivamente con la mamma, sta telefonando. Max. In prossimità proprio della, sì, mamma. Esatto. Fisica. E verso di lei, no? Verso di lei e con lei. Un po' telefono, un po' costruisce, è deciso. Ok, entra l'estraneo. Un po' dubbioso. Non è convintissimo. La mamma esce. Oh,
Ora, effettivamente lui ha reagito poco, di solito quando sono insicuri, però su YouTube questi sono video di pro, ha una reazione anche maggiore. Sì, è un po' bizantino anche lui. Sì, sì, è uscita. Lui l'ha vista, ora non lo vediamo, ma lui l'ha vista mentre si chiude. E quindi solo, giustamente, spero che non cada sui bimbi, è inconsolabile. Si fa confortare, è la vita. Ritorna la mamma. Esatto. Si è rientrata, come se ancora fosse nella fase della separazione. Esatto, continuiamo a protestare per la separazione. Non si sono andati in tempo, sicuramente ora la mamma ci sta andando adesso, e lui quando ci va allunga un pochino le braccia. Però non si calma come si calmava Lisa, la prima bambina, si calma più col telefono, con l'abbraccio, cioè più attraverso una distrazione che attraverso la vicinanza protettiva della mamma. Sì, sì, l'attaccamento, lo stile ambivalente, no? Non a caso a questa esatto. Definizione. Effettivamente si vede come il bambino ha da un lato dei comportamenti, no, che sembrano andare nella direzione del ricevo pure, della sicurezza. Certo, certo. Dall'altro perché invece gioca all'inizio insieme, perché comunque non è particolarmente spaventato, ma dall'altro sembra invece essere molto simile a quel pattern comportamentale che avevamo visto invece nelle bisante. Sì, esatto, okay? Esatto. Ora, questa ambivalenza in realtà è, come dire, la sua strategia attiva, no? Che ha dovuto sviluppare a fronte di un'imprevedibilità e un po' un'incostanza, no? Esatto. E una poca prevedibilità proprio, sì, esatto. di quelle che potevano essere le risposte della figura di riferimento. A volte se la gioca un po'. Esatto, volte, se la gioca 50, al 50% tutte le volte. A volte senza un criterio previsionale, cioè random, a volte la mamma, se esprime un bisogno, è responsiva e a volte no. E quindi e io però sono biologicamente programmato ad aspettarmi di ottenerlo da lei, da queste figure di attaccamento, e tutte le volte me la gioco un po' al 50%. Sì, posso trovarla come non trovarla. Esatto. Infatti se lo riguardate c'è proprio una manifestazione proprio ansiosa, sì. No? Da parte del bambino. Perché la vorrei, ne ho bisogno, ma... Però potrebbe andare da un momento all'altro. Potrebbe andare esserci male o bene, e quindi non mi sono rassegnato come il precedente, ma non sono neanche sicuro di poterlo ricevere, no?
questo senso. Questo è l'ultimo, diciamo, nuovo, uno sì. dei ai tre originali, tre iniziali sì. Stili di attaccamento, di attaccamento organizzato, è stato poi osservato in realtà che fosse un quarto pattern che, diversamente dagli altri tre, no, per quanto l'attaccamento evitante e l'ambivalente siano insicuri, comunque ha, sono, come dire, delle strategie organizzate che permettono di avere un margine in qualche modo di prevedibilità, certo. No? Lo stile disorganizzato invece si caratterizza proprio per l'assenza di, questo, di questa possibilità di previsione sì. e quindi poi si riflette in un, come dire, effettivamente in un pattern comportamentale estremamente disorganizzato. Esatto, c'è proprio un collasso, poi si vede sì. della, sia della procedura emotiva che di quella comportamentale sì. che della procedura emotiva e comportamentale fra di loro. Cioè collassano proprio due modalità che una all'estremo dell'altra. Ora, uno di questi temo che sia la still face, non ricordo quale, per cui ci proviamo, poi vediamo se non è lui, si fa l'altro. Ma... Ah, perché ne avevo messi due. Qui si vede proprio il distress. Qui si vede il distress. Sì, sì, scusate. Parents often react inconsistently to their baby's distress. Sometimes they can be loving, other times they are angry, and at other times they may ask the child to worry about them. Watch this mother's response when the child's crying. Però al di là del comportamento della madre, qui ci interessava un paio di fotogrammi che sono, adesso li vediamo, che sono il volto spaventato del bambino e la mamma anche un po' spaventante, ma soprattutto il bambino, perché lei non è delicatissima, diciamo. Whether she meant to or not, the message però lui, se guardate, esatto, more important than for babies. These babies stop ecco, lui si sdraia proprio in terra, girato da un'altra parte, per rendere un po' l'idea, poi dopo vediamo l'altro. It's the other way around. It's up to you to meet your baby's needs. Sì. A child who gets a loving response only some of the time has to work very hard, okay. often by clinging and whining to get their mother's attention. They don't know what to expect from l'altro, and are not sure how to get love sì. and affection. Che aspetta, allora devo tornare qua sopra e credo sia questo, mi sopra. Ricordo sopra, esatto, guardo più nemmeno io che ho pigiato, ok. Sì, sì, ora ci vado, ok. Qua c'è tutto un discorso, fanno vedere vari pattern d'attaccamento. Ora me l'ero segnato, ve lo prendo comunque più o meno da queste parti. Eccolo qua. Un attimo solo. Questo tutto, no? Nothing in life. Eccolo. Perfetto. Or insecure attachments. Which we here illustrate with animations non of actual esiste dal vivo i bambini, per cui per questo che abbiamo fatto vedere prima. Some babies were less obviously upset by the separation, and at reunion were slow to initiate contact with their caregivers. In Ainsworth's study, 21% of the pairs were in this avoidant category of attachment. Another category of babies, labeled as having insecure, ambivalent, resistant attachments, did less initial cioè, lui ha proprio la faccia spaventata, no? Exploration, and were obviously highly distressed by the separation. Protesta. It was very difficult for their mothers to calm them on reunion, and the babies tended to show ambivalent behavior. Cioè, se voi vedete, al ricongiungimento non la guarda, cioè, da un punto di vista comportamentale il collasso sta qui. Lui va verso la mamma perché è biologicamente programmato ad andarci,
ma non si fa affatto consolare, perché se voi guardate, lui ha la faccia della paura, il volto della paura, è spaventato e guarda da un'altra parte e, come dire, si è fatto prendere in collo, ma con un braccio mantiene la distanza dalla mamma, non si sta facendo calmare e facendo accogliere dalla mamma. Such as kicking and arching their backs. Continuano a guardare altrove, quindi non incontra il volto della mamma. Sembra c'era una cugina forse trovata appena prima. Identified a fourth category called disorganized. After studying many strange situations, okay. Un altro aspetto è un po' questo, a former student of Ainsworth's identified a fourth category called disorganized. These babies were utterly overwhelmed. In questo caso entra la mamma, lui è spaventato e va dalla la guarda, okay, ma va dalla parte opposta. Comportamentalmente la guarda, ma la procedura comportamentale è quella di allontanarsi. Sono di questi bambini che ancora ho combinato un guaio. For all these babies, whatever category, the strange situation triggered attachment behaviors they had developed in their first months of life. The patterns have proven to be quite stable over time and to color future interpersonal relationships. Non si ferma più, si rifiuta di stare zitto, ok. Sono quei bambini che invece di andare incontro alla mamma, appunto come loro la guardano, cioè ci sono proprio dei segnali contrapposti, per questo in qualche modo c'è il collasso, no? Proprio dei segnali contrapposti, guardano la mamma ma si direzionano vanno comportamentalmente nella direzione opposta, oppure vanno verso la mamma ma fanno, non la guardano, sono girati altrove, fanno un po' dei giri su se stessi prima di arrivare in prossimità della figura materna, o ancora hanno il volto spaventato, magari vanno verso ma con il volto della paura, no? Per cui c'è proprio un contrasto che fa collassare le due procedure, quella comportamentale di andare lì e emotiva di farsi consolare. Questo perché ovviamente la figura di attaccamento è in modo, come dire, sincrono contemporaneamente sia la figura che in qualche modo spaventa, no? Esatto, contemporaneamente che sì. Quella che dovrebbe fornire cura, e questo è proprio il collasso di cui si parlavi. Sì. Ok. Cioè, contemporaneamente la stessa persona nello stesso istante è per me la persona che mi fornisce accudimento e cura e che mi spaventa. Che mi spaventa e che quindi rappresenta il pericolo. Esatto, pericolo e fonte di consolazione e di accudimento nello stesso istante, nello stesso momento. Per cui altre volte si coprono gli occhi oppure si mettono la mano alla bocca, sì, come tutti facciamo quando ci spaventiamo, eccetera, no? Vale. Allora, dov'è che vanno poi a finire un po' queste rappresentazioni, no? Abbiamo parlato tanto di aspettative rispetto a, come dire, alle risposte della mamma alle mie richieste di cura e vicinanza. È anche vero, quando dicevamo l'altra volta, no? Che comunque il legame di attaccamento, lo stile di attaccamento, poi come vedremo poi ora a chiusura di questo incontro, l'attenzione viene rivolta anche proprio per importanti, come dire, ripercussioni, legami che ha rispetto, abbiamo visto, alle capacità di regolazione emotiva, a quello che sarà il futuro sviluppo della personalità poi dell'individuo adulto. E personalità che soprattutto per quanto riguarda il funzionamento interpersonale trova proprio le basi grazie appunto a partire, diciamo, perché grazie a partire da queste relazioni primarie con la figura di attaccamento. È infatti, come dire, all'interno di questa relazione che come dire, le rappresentazioni che il bambino piano piano, no, comincia a sviluppare sia rispetto alla disponibilità, no, della, certo, mamma,
che poi rispetto anche a se stessi, quindi vissuti emotivi che poi deriveranno dalla disponibilità o meno con la mamma, che poi per generalizzazione si vanno un po' ad estendere agli altri in generale e al sé in generale. Ora poi lo vedremo di capire un po' meglio questo concetto. Quindi sostanzialmente Bowlby introdusse il concetto dei modelli operativi interni proprio per riferirsi a questi modelli mentali, a queste rappresentazioni mentali che all'interno della relazione di attaccamento vanno a formarsi, a regolare ovviamente non solo, abbiamo detto, le aspettative e poi le emozioni e i comportamenti delle successive relazioni affettive, ma proprio quella che sarà lo schema, la rappresentazione di me, lo schema, la rappresentazione dell'altro e soprattutto un po' come funziono io all'interno delle relazioni, quindi lo schema di me con l'altro. Sono una sorta di griglia di lettura che noi utilizziamo, no? All'interno delle relazioni, quindi se io mi sono formata un'aspettativa per cui le mie richieste di cura probabilmente verranno rifiutate perché ho generalizzato, no? Quelle ripetute esperienze infanzia. Un po' mi sono creato la regola che se ho bisogno non è il caso di puntare sugli altri, e questo lo generalizzo oltre che non solo alla figura di attaccamento, non solo quando sono nel sistema motivazionale dell'attaccamento, ma anche quando mi trovo sarò a scuola, magari nelle amicizie, nei confronti della maestra, eccetera. Ho un po' l'idea. Ho imparato che è meglio cavarsela da soli, perché esprimere i propri bisogni emotivi o non si viene ascoltati o si viene rifiutati, o ci si sente un peso e quindi comunque un'emozione negativa e quindi non ci si sente comunque compresi. Sì. E quindi imparo a cavarmela un po' da solo. Se imparo a cavarmela da solo, probabilmente tenderò a cavarmela da solo un po' a scuola, tenderò a cavarmela da solo un po' con gli amici, con gli zii, con i cugini, tutte le relazioni. Esatto. Quindi in questo senso, no, l'importanza poi della relazione di attaccamento. Esatto, sarà esatto. Imparare a, no? A manifestare poi anche in futuro i propri bisogni emotivi e anche oggettivi non è poi così banale. Se uno non ha imparato, se una persona ha imparato, ci sono dei motivi. Esatto. E quindi poi anche nella relazione col partner, no? Quando certo, in particolare, no? Perché da adulti un po' la figura di riferimento da adulti è il partner, soprattutto nelle relazioni stabili. E anche questi modelli operativi interni di cui parlava Isa sono abbastanza automatici perché interiorizzati, fanno parte, non sono tanto consapevoli e soprattutto tendono a riattivarsi quando siamo come in quel momento lì, quindi nello stato di bisogno che a una settimana o a 10 mesi poteva essere la fame, che adesso può essere un problema sul lavoro, eccetera, ma comunque collegato allo stato di bisogno tenderò più probabilmente a mettere in atto quel tipo di procedure. Sì. Vediamo, vai, ci c'è, non c'è. Ok, uguale, vai. Ok. Quindi anche ovviamente l'esperienza di diventare un genitore, sì, sostanzialmente quello che ha detto Stefania. E anche l'esperienza di diventare un genitore, perché comunque se io sono stato un bambino che non ha fatto un neonato e non ha fatto un certo tipo di esperienza, è difficile che la riesca proprio a modulare. Cioè in automatico ci devo mettere la testa, ci devo mettere un impegno cognitivo e cercare di comprendere, di conoscere i segnali del mio bambino, perché internamente è una cosa che non conosco, di cui non ho fatto esperienza. Come se non ce l'avessero data, esatto, in dotazione. Esatto, non ho in dotazione quell'esperienza lì, per cui mi devo attrezzare con un po' di sforzo in più. No? Certamente se ho esperito un attaccamento sicuro so di che cosa si parla e dove voglio andare, ma se non l'ho esperito so dove voglio andare, però
devo aggiustarmi e quindi devo metterci un impegno affettivo, cognitivo maggiore momento per vedere se la direzione è quella, perché non ho nella cassetta degli attrezzi quell'esperienza interiorizzata, no? E quindi appunto c'è una ripetizione, come si diceva prima, sì, no? È nella ricorrenza che poi costruiamo le nostre regole di come funziona il mondo, quindi di come funziono io, di come funziona l'altro, di come funziona un po' il mondo in generale. Prima quando dicevo il bambino che impara a sdraiarsi in terra e fare capricci, più la modalità ansiosa, no? Ambivalenze, sì, sì. E magari potrò essere un fidanzatino adolescente che anche lì alza abbastanza il tiro nei momenti di bisogno emotivo all'interno della relazione, no? Perché sono abituato che ho imparato che chiedere basta non è sufficiente, e che tutte le volte comunque bisogna stare allerta per quel 50% di probabilità dall'altra parte. Quindi sì, c'è un po' una corrispondenza, ok, tra sì, quello che è stato l'attaccamento da bambino e quella che poi sarà, come dire, più la rappresentazione, lo stato mentale, no? Che l'adulto svilupperà rispetto alla propria esperienza, esatto, di attaccamento. Esatto. Non è una riproduzione fedele, però no, generalmente ovviamente c'è una coerenza, si è ricevuto, è no? Chiaro. Come dicevamo, poi attraverso la terapia, ma anche attraverso le esperienze di vita, niente è perduto, nel senso che io posso aver avuto un attaccamento partire da un attaccamento evitante e poi aver incontrato, per esempio, un professore alle medie che ha vicariato questo aspetto, per esempio, e io posso aver fatto delle esperienze che in qualche modo hanno corretto questo stile di non richiestivo rispetto ai miei bisogni, perché ho capito che allora qualcuno effettivamente ci può essere. Però di solito è abbastanza purtroppo coerente, finché poi magari non vengono fuori dei problemi, allora ci si lavora, no? Esatto. Esatto. Queste sono, sì, siamo piene di zanzare, scusate, queste sono un po' le etichette che attraverso intervista poi strutturata da adulti sono il corrispondente dell'attaccamento che abbiamo visto da bambino, per cui appunto l'adulto, in questo caso il genitore per il tipo di incontro che facciamo, ma in generale l'adulto sarà, viene definito free, nel senso che è sicuro con se stesso. Quando più probabilmente, quando viene da un attaccamento sicuro, le persone che vengono da un attaccamento evitante sono quelli di solito un po' più distanziati, che bastano autosufficienti, che bastano più a se stessi. L'ansioso ambivalente come attaccamento porta a uno stile più ansioso, un po' più allarmato, no? E lo stile disorganizzato è quello che poi insomma crea maggiormente delle compromissioni, soprattutto da un punto di vista interpersonale ma anche personale, perché è la persona sempre non risolta, con delle dinamiche più problematiche. Qui abbiamo un po' portato, ora siamo un pochino in stretti con i tempi, comunque avevamo riportato schematicamente un po' una sintesi di quello che dicevamo, dei vari tipi di attaccamento e quindi del legame, no? Tra l'attaccamento e poi come la formazione dei modelli operativi interni porterà a rappresentazioni di sé degli altri e un po' della realtà, esatto, esterna diverse in funzione al tipo di esperienze di attaccamento che sono state fatte, quindi sia come dire quando ero bambino, poi come sarò quando diventerò, certo, la mia volta un partner, e che rappresentazione di me avrò. Nel caso dell'attaccamento sicuro, l'aspettativa, no, che mi sono formata, beh, da bambino. Esatto, se io parto da se io parto da qui, no? Cioè da me degno di essere amato e di essere amato e aiutato e da una base di fiducia in me stesso, è tutto molto più semplice. Bertoli, no? Sicuramente, esatto, sì, quello sicuramente. Arrivo a quella base, no, di me, con quelle caratteristiche, ovviamente, tornando un po' al ritroso, sì,
da quelle che sono state poi le aspettative che io ho potuto formare nella relazione di attaccamento, per cui ho fiducia rispetto al fatto che perché i miei bisogni saranno soddisfatti. Da bambino sapevo di poter contare ovviamente su una figura che si prendeva cura di me, e quindi questo mi ha reso anche un bambino piuttosto sicuro, fiducioso e appunto curioso anche perché curioso, richiestivo, esplorare anche un po' una rotturina, no? Nelle relazioni future ovviamente sarò analogamente un partner sicuro se tendenzialmente avrò una buona visione degli altri, certo. Che quindi avrò tendenzialmente sarò portato a trovare fiducia nell'altro. Diversamente, questo un pochino l'abbiamo esemplificato prima, no? Sì, esatto. Prima lo dicevo, appunto, il bambino che cresce con un attaccamento evitante tende a non manifestare i propri bisogni, ad avere una rappresentazione di sé come molto indipendente, perché tanto si è fatto un po' la regola, l'idea che sugli altri non ci si può poi più di tanto contare. E era un bambino e comunque viene mantenuto il sistema esplorativo, però non piange, è abbastanza emotivamente distante, non richiestivo. Il problemino è che poi mi faccio una rappresentazione di me come non degno di essere amato e privo di fiducia verso gli altri, per cui solo con me stesso, gli altri rifiutanti, la realtà esterna, il mondo, non un posto molto accogliente, un posto in cui è meglio non esprimersi, non esprimere la propria sofferenza, il proprio disagio, per cui c'è un senso di solitudine abbastanza pervasivo, credo che ognuno di noi poi si riconosca in questi, no? Sì. Nell'ansioso ambivalente, appunto, me la giocavo 50 e 50, quindi ero già un bambino un po' ansioso, richiestivo, ma non così fiducioso poi di venir soddisfatto. Non confido molto nel fatto che i miei bisogni possono essere soddisfatti, anche da come partner sarò un po' più ansioso di perdere l'amore dell'altro, la vicinanza dell'altro, quindi più geloso, un pochino più appiccicoso, il timore della perdita, più controllante, più geloso in questo senso. Avrò una rappresentazione di me come sì degno di essere amato, a differenza dell'evitante, ma comunque non necessariamente, non di per me, come dire, e quindi più vulnerabile, gli altri imprevedibili, e quindi il mondo un posto abbastanza imprevedibile, dove la mia capacità previsionale viene meno, e siccome la nostra mente è fatta per andare in economia, poi ci saranno degli stati di sofferenza associati. Nell'attaccamento disorganizzato invece c'è una grandissima confusione nel capire, esatto, rispetto al me, nel capire di che cosa ho bisogno e anche un po' chi sono spesso. Perché la persona che si prendeva cura di me era spesso spaventante, essa stessa spaventata, e quindi si parla di bambini molto poco reattivi o molto arrabbiati o disorganizzati proprio nel comportamento, relazioni turbolente con grossi alti e bassi molto controllati. Al di là della gelosia, molto controllanti, e contemporaneamente con la voglia di scappare da lì dentro e non poterlo fare, no? Anche lì il collasso della procedura. Un'idea di me sfaccettata in modo contrapposto, direi. Estremamente. Esatto, compartimentata, cioè a volte che posso aiutare, a volte che sono minacciato, a volte che posso far paura, e non integrate queste informazioni fra di loro, a volte gli altri bisognosi di aiuto, a volte spaventanti, a volte spaventati, e il mondo abbastanza un caos.
perché in tutto questo è più che comprensibile, perché in tutto questo non c'è una regola che mi guida, non c'è niente che organizzi la mia esperienza, no? Beh, questo era un riassuntino. Questo era un riassuntino e poi ci fermiamo, sì. L'ultima cosa era questa della trasmissione transgenerazionale, no? Perché questa era proprio a sinistra, c'era mia mamma. Senta che cadi, io cadevo davvero e lei t'avevo detto. Sì, no? Sì. Esatto. E occorre stare attenti perché comunque l'abbiamo, fa attenzione, perché comunque l'abbiamo interiorizzato e è quello di cui abbiamo fatto esperienza, cioè nella nostra cassetta degli attrezzi come esperienza c'è quella, per cui c'è la possibilità che si tenda a rimetterla in atto in automatico sempre se non l'abbiamo messo precedentemente in discussione e nei momenti in cui siamo in stato di bisogno in automatico se non stiamo attenti, anche se prima l'abbiamo messo precedentemente in discussione. Non so chi di voi ha un altro figlio, a volte ci è capitato di dire caspita, l'ho fatto anch'io, avevo sempre detto che questa cosa della mia mamma e poi l'ho fatto anch'io perché magari ci è venuto in automatico. Qui vediamo una differenza sostanziale di un bambino che scende gli scalini che è... No? Se io dico attento che caschi, non montare lì che caschi, quello non lo fare che è difficile, la mamma non mi dice che io non sono capace, ma mi creo l'idea che non sono capace, perché caspita devo stare attenta a tutto, a me non mi riesce a fare niente, gli altri lo fanno, perché io non devo montare sull'altalena che casco, si vede che probabilmente non sono così capace. Lei poi mi rinforza dicendo te l'avevo detto che mi va a rinforzare questo aspetto. Lo stesso tipo di comportamento che quello di scendere uno scalino è certo che ce la fai, io sono qui ma tu ce la fai e quello che il bambino pensa è sono capace, no? E quindi ecco, l'importante non è tanto da dove veniamo ma sapere da dove veniamo per poter mettere un po' in atto questo cambiamento che qui si è molto semplicisticamente rappresentato, che però può fare la differenza nella vita dei nostri bambini. Non mi ricordo se dopo c'era qualcos'altro, forse no. Ecco, l'ultima cosa, esatto, l'ultima cosa che si diceva è l'unica cosa costante nell'universo è il cambiamento, per cui non è mai troppo tardi, neanche se qualcuno c'è figlio, certo, io, 18 il mio per esempio, non è mai troppo tardi e quindi la plasticità neurale ci consente di riparare sempre in ogni momento. Certamente poi, come dire, prima si ripara e più si guadagna tempo per la serenità e poi ci sono delle finestre temporali critiche ovviamente in cui è più semplice intervenire e come si diceva prima i primi anni di vita sono molto rilevanti. Vediamo se ci sono delle domande o delle... se avete delle domande credo che sia il momento qua che devo fare così, ok, non so se le vedo sì, ok. Mi sa di no. Ok? Siamo in perfetto orario, incredibile, ok? Una rimonta. Esatto, c'è stata una rimonta, visti i problemi iniziali e vi ringraziamo molto per aver partecipato. Non so se replicheremo. Esatto, non so se replicheremo, tanto loro l'hanno già fatto, però adesso vediamo, ma grazie, è stato bello, buona serata.